Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento settimanale del topo della settimana, più usati, sempre in collaborazione con Federica, Dari Bruno qui su YouTube. Come sempre vi lascio giù nell'info box il link al canale di Fede, dove potete trovare il video in collaborazione con me. Prima di iniziare volevo ringraziare tutti voi perché siamo arrivate a 4.000 iscrizioni. Io sinceramente non me l'aspettavo proprio, sono contentissima, volevo ringraziare tutti voi per l'affetto che mi date ogni giorno, sia qui su YouTube che su Facebook che su Instagram. Per chi ancora non mi ha fatto la richiesta di amicizia su Facebook oppure non mi segue su Instagram, vi lascio giù nell'info box i miei contatti e vi aspetto a braccioni aperti. E nulla, devo dirvi la verità, questa settimana non ci sarà nessun topo, nessun topino, perché diciamo ho fatto sempre soltanto lo stesso trucco, cioè quello che mi vedete, eccetto ieri sera che ho fatto la riga di liner blu anziché marrone o nera, cioè veramente nessuna fantasia, niente di niente, ma perché con questo caldo preferisco fare questi trucco nude e mettere un rossetto un po' più particolare sulle labbra perché davvero non ce la fo. E nulla, vi faccio vedere cosa ho utilizzato per la base. Allora, ho utilizzato la BB Cream di Garnier per pelli miste e grasse, la riesco ancora ad utilizzare perché essendo molto molto liquida sicuramente sarà a base di acqua, quindi è molto leggera sul viso ed è quella che mi vedete su, abbastanza coprente e fino a quando non andrò a mare, perché come potete notare sono ancora bianca come un cencio, utilizzerò BB cream e fondi, perché poi sono sincera, non ho un fondo così scuro, diciamo, da poter utilizzare per l'estate, ma neanche riesco a sopportarli perché sudo, vi ripeto, come una vacca. Ok, poi per il fine settimana, diciamo per comunque avere un look un po' più curato, utilizzo il fondotinta e sto utilizzando questo qui della Collection Professional, la 24 ore Fluid Foundation. Il mio è nella tonalità 00 Light, devo essere sincera, pur essendo un fondotinta fluido, risulta molto molto leggero sul viso, mi ci sto trovando abbastanza bene e lo sto abbinando con il correttore. Quando utilizzo questo fondo qui ci abbino il loro correttore, questo qui in penna, ed è il correttore liquido numero 03 Classic Beige. Questo correttore qui l'adoro perché è molto molto coprente, si asciuga subito, non va nelle pieghette ed ha un'ottima ottima durata. L'unica pecca di questo prodotto è che come vedete ce n'è davvero uno sputo. Cioè, davvero pochissimo. Cioè, non è la pecca di questo prodotto qui, di questa marca qui, ma è di tutte le marche che i correttori in penna li fanno con poco prodotto. Non ho ancora capito perché. Questo è fatto, come potete vedere, in penna, classico correttore in penna, e sotto porta la rotellina che gira ed esce il prodotto. E utilizzo questa combo qui. Poi per gli altri giorni a volte ho utilizzato questo correttore qui della Maybelline, il Fit Me, che uso anche su adesso e come ben sapete me ne ho fatto due balls così, lo adoro, lo adoro, lo adoro, lo adoro perché è un correttore illuminante, coprente, raga, scusate, ho caldo, è un correttore illuminante, coprente, mi ci sto trovando davvero benissimo e anche con questo caldo qui devo dire non mi sta dando problemi. E poi ho utilizzato questo qui della Skin Food che mi piace tantissimo ed è il Salmon Dark Circle Concealer Cream. Nel video haul vi ho lasciato il nome del venditore di questo prodotto qui. Per chi ancora non lo avesse visto, vi linko giù il video haul dove c'è il link al venditore di questo prodotto se vi può interessare. È un correttore, come potete vedere, salmonato, è 12 grammi di prodotto e l'ho pagato tipo 7 euro su eBay. Ha un odore, raga, mamma, buonissimo, sembra tipo di crema, un odore di crema troppo troppo bello e come vi ho detto anche nei video precedenti, mi piace perché illumina molto e nutre molto il contorno occhi, praticamente nutre anche le rughettine di espressione che avete sotto sotto, diciamo, il contorno occhi, sembra che avete proprio la pelle photoshoppata, è troppo troppo bello.
Ok, sempre per quanto riguarda la base, sto utilizzando questa qui della Physion Formula ed è la Mineral Wear. Praticamente la sto terminando, non si vede niente di niente. Comunque, vedete, la sto utilizzando a manetta e la sto terminando. Praticamente è la classica cipria correttiva con i vari spicchietti. In verità, questa non era fatta con, diciamo, gli spicchi. Aveva tipo fatto una Fantasia Marble e quindi di conseguenza con il pennello si andavano a mescolare tutti i colori. È davvero molto molto buona, opacizza tantissimo, è quella che mi vedete sul viso e non sbianca, cosa molto importante. Mi ci sono trovata davvero benissimo. Spero che la Physion Formula, come mi hanno detto, arriverà anche in Italia, anche se la verità ci credo poco, dalle OVS, oppure se arriverà, non arriverà in tutte le OVS d'Italia. Mi gioco quello che tengo. Poi, sempre per quanto riguarda cipria, ho utilizzato questa qui della Collection, che è la Double Face fondotinta e cipria 2 in 1. È una cipria molto molto coprente, è fatto in questo modo, è un odore talcato buonissimo. Questa è la cipria, come potete vedere è molto molto coprente, eccola qua. Però ho pensato, diciamo, di utilizzarla pure in estate come fondotinta, ma non ho sti capelli, che schifo. Di utilizzarla in estate come fondotinta, però secondo me questa qui risulta un po' chiara, infatti è la 02, questa qui, la 02 beige, però fa anche altre colorazioni ed è un ottimo ottimo prodotto. Poi, sempre per quanto riguarda la base, allora vi posso dire che il primo prodotto top è questa combo qui, ovvero la matita della Wycon, quella lì per contorno labbra trasparente in cera. La sto utilizzando per le sopracciglia, infatti, raga, è quasi finita, ma mi piace tantissimo, sicuramente me l'andrò a ricomprare. E fisso le sopracciglia, diciamo, con questa cera qui e poi vado ad utilizzare sempre di Wycon l'Eye Brown Definer, che è un eyeliner per sopracciglia. Vedete, è fatto così, è quello insomma che mi vedete su, e devo dire che mi sta piacendo questa combo qui, perché nonostante il caldo, perché questo qui, allora in inverno è un ottimo prodotto, però in estate già inizia, diciamo, ad avere qualche pecca, giustamente, perché comunque si suda, non ha, la durata, diciamo, diminuisce, inizia un po' a sbavarsi nei lati qui. Soprattutto qui mi si sbava quando non utilizzavo la matita, la linguetta qui. Poi ho utilizzato questa base cerosa e devo dire che ho ovviato un po' questo problema. Mi tiene ben, diciamo, questa cera qui fa tipo una funzione tipo primer, va, che vi fa tenere di più il prodotto su tutto il giorno, non sbava. Diciamo, è una combo che mi sta piacendo tanto e che vi consiglio. La Wycon ha fatto anche la matita cerosa apposita per le sopracciglia nella nuova collezione, però vi consiglio di prendere questa perché la potete utilizzare in tutti e due modi, sia per le labbra che per le sopracciglia. E costa 4,90 euro. Lo stesso vale per l'eyeliner. Poi, allora iniziamo con gli ombretti. Allora, dato che ho fatto sempre il trucco da diciamo tipo pin-up, va, allora ho utilizzato dalla palette Africa di Paola P questo qui chiaro per uniformare, diciamo, tutta la palpebra. In questo momento non mi ricordo come si chiama questo ombretto. È questo qui chiaro beige, molto molto scrivente. Questo qua. E l'ho utilizzato, insomma, per uniformare, io che mi pulisco addosso, per uniformare tutta la palpebra. E poi dalla palette della P2 ho preso sempre quella combo di quei due marroncini lì che mi piace tantissimo. Questa combo qui, uno e due, li miscelo ed esce fuori questo colore qui che mi vedete nella piega. Bellissimo secondo me, e utilizzato da questa palette questi due marroncini qui, matto ovviamente, da questa palette P2. E poi cos'altro ho utilizzato? Sì,
Sempre come trucco nude sto sfruttando questa palettina di MUA, che sarebbe la copia della Naked 2 che io ho originale. Dato che questa qui non l'ho utilizzata davvero pochissimo, un acquisto praticamente inutile perché comunque avevo, diciamo, l'originale, però ho detto vabbè, voglio vedere questo dupe com'è. Onestamente non lo comprate se avete l'originale perché non vi serve a una pippa. E questa qui è l'Undress Me Too. Dietro vabbè porta come sempre i nomi degli ombretti e come vedete la sto utilizzando. Ad esempio questo qui chiaro, vedete mi si è fatto il buchino. Sto utilizzando molto questo qui. Questa luce non permette di far vedere un cacchio. Sto utilizzando molto questo qui, questo top qui. La sto sfruttando, diciamo, e sono contenta perché comunque mi dispiaceva tenerla lì accantonata e non usarla. E poi sto utilizzando, secondo me, una palette multiuso davvero. Cioè, io questa settimana qui l'ho usata sempre. Devo dire la verità, l'ho usata solo per due ombretti che sono, allora, Dharma e Kama Sutra, il numero 17 e il numero 18. Questi due qui. Questa qui è l'India Collection di Paola P. E anche il nero ho utilizzato, che praticamente è un kajal in polvere. Potete metterlo anche all'interno dell'occhio, non brucia. Io ho le lentine, vi dico la verità, mi sono trovata divinamente. Ho utilizzato anche il nero, che l'ho fatto tipo una riga di eyeliner. Molto molto così e sto utilizzando tantissimo questi due ombretti qui. Allora, questo il Dharma come illuminante, vedete, è un oro giallo molto molto particolare. Ovviamente non è che ce ne dovete mettere dovete prelevarlo, diciamo, parecchio perché sennò si vede, insomma. E poi ho utilizzato quest'altro qui, Kama Sutra, come blush perché lo adoro. Mi sembra moltissimo. Mi sembra Orgasm di NARS. Vedete, molto molto carino, molto luminosi questi ombretti qui. Mi faccio uno swatch. Questa luce, vedete, io ovviamente scelgo i posti più improbabili. Ovviamente, vi ripeto, questo qui è da prelevare proprio col contagocce perché sennò risultate tipo lampadario e non è bello, onestamente. E questo è Kama Sutra, bellissimo, ed è quello che mi vedete su praticamente. È davvero molto molto bello, mi sta piacendo tantissimo. E questa palette qui l'ho utilizzata davvero tanto, in particolar modo questi due ombretti qui. Ma degli ombretti davvero molto molto belli, onestamente. È davvero una bella palette. Molto molto versatile, per dirvi, basta portarvi anche solo questa qui e non portarvi tipo in vacanza il blush e l'illuminante perché già ce li avete in questa palette praticamente. E con gli ombretti abbiamo finito. Poi vi faccio vedere, allora, come matita sto utilizzando moltissimo questa qui della P2, l'Impressive Gel Kajal. È praticamente la 020 Dramatic Brown e l'ho usata, come potete vedere, per fare questa riga di eyeliner sfumata verso l'alto ed è, come dice il nome, una matita automatica marrone. Marrone freddo, come potete vedere, la utilizzo però sia all'interno dell'occhio che per fare la riga di eyeliner, mi piace perché dura tantissimo e praticamente, diciamo, potete acquistare, dato che la P2 è una marca che si trova in Germania. Io questi prodotti qui, vi ripeto, me li hanno dati al Cosmoprof per provarli. Potete acquistare quella di Essence della linea gel e qualcosa che è praticamente molto molto simile. E c'è anche la tonalità marrone, diciamo, e prendete lo stesso prodotto, si può dire. E quindi sto utilizzando molto questa qui. E adesso vi faccio vedere. Allora, ultimo prodotto occhi, anche se utilizzo, diciamo, le ciglia finte, sto utilizzando sempre questo mascara della P2 volumizzante ed è il Clamp Breaker Mascara con questo packaging giallo. Tipo tutto specchiato, carinissimo. Ed è lo 010 Crushing Black.
per le ragazze che semmai hanno la possibilità da qualche amica, qualcuno, farsi prendere questi prodotti dalla Germania, ve lo consiglio. Lo scovolino è fatto cicciotto in questo modo. E amalgama benissimo le chia naturali con quelle finte e mi piace tantissimo. E volumizza anche tanto, l'ho provato anche senza chia finte e mi è piaciuto tantissimo. E poi vi faccio vedere i rossetti che ho utilizzato. Allora, inizio con questo della Wycon. Mamma mia, che caldo! Ed è il Chianti, sicuramente 03 Chianti della linea Burlesque, che lo trovate tipo a 2,90 euro. Vabbè, tutto è terminato proprio. Il colore è questo qui, come potete vedere è completamente matto, non è quello che indosso, ma ne è un altro. E mi piace tantissimo questo rossetto qui, ve ne ho parlato in diversi video, ha davvero una durata altissima, un ottimo finish sulle labbra, un bellissimo colore, mi sono trovata davvero bene, per quello che costa ve lo straconsiglio se lo trovate ancora da Wycon. Poi ho utilizzato questo qui della Burlesque, della Bourjois Rouge Edition ed è il 12. Ed è un rosa fucsia sheer, ma dura davvero tantissimo questo qua sulle labbra, molto molto estivo, mi piace tantissimo. Poi ho utilizzato, questo è un pochettino un po' più invernale, ed è il Cherry Bombo della Wet n Wild. È un colore molto molto invernale secondo me, però mi piace raga, mi piace troppo e con i trucco nude ce l'ho voluto abbinare lo stesso, anche se comunque non siamo nella stagione adatta da portare questo rossetto qua bello scuro. Sempre della Wet n Wild ho utilizzato il Think Pink. Questo qui è il dupe del Teddy, se non sbaglio, come caspita si chiama, di MAC. Eccolo qua. Ed è un bellissimo nude. E come ultimo ho voluto utilizzare questo rossetto minerale. Questa è una marca che mi ha mandato dei prodottini ed è la... Come si chiama sta marca? È una marca inglese, sicuramente, ed è Lipstick Copper Rose. Non mi ricordo di preciso come si chiama. Comunque, se non sbaglio, già ve l'avevo mostrato ed è un rossetto perlato, però è molto molto particolare perché dovete tenere presente che io schifo i perlati, però per metterlo è proprio bello. Perché è un rosa con delle perlescenze oro, è molto molto particolare, secondo me molto estivo e sulla bronzatura secondo me spacca di brutto, però ovviamente metterlo come sto adesso, bianca cadavere, non è il massimo, però vi assicuro è veramente bellissimo, veramente bello bello bello. Ed è il Copper Rose. Nell'info box, raga, abbiate pazienza, vi scrivo la marca, perché sinceramente non mi ricordo. Ed è una marca minerale, di prodotti minerali naturali. E niente, ragazzi, vi mando un bacione fortissimo. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Finalmente vi ho girato il tutorial dei capelli mossi. Questi qua, beh, ce li ho già da 2 giorni. Però, come vedete, si sono mantenuti abbastanza bene. Non vi mettete paura, non vi anticipo nulla. Spero che vi strapperò almeno un sorriso con quel video. E nulla, io vi saluto. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze, saluto Fede ovviamente e passate come sempre a dare un'occhiata ai video di Fede perché ogni video di Fede è sempre una sorpresa, non sapete mai cosa vi può capitare. E niente, al prossimo video ragazze, ciao!